Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Oggi vi presentiamo Park Light. Con questo prodotto avete la possibilità, in caso di parcheggio dove c'è un disco orario, di poter scendere tranquillamente dall'auto senza dover pensare a dover inserire voi l'orario corretto di arrivo. E quindi vi esonera da questa incombenza, che può sembrare semplice, ma a chi soprattutto vive in una grande città vi posso garantire che è capitato a volte che qualcuno si dimenticasse, passasse il vigile e quindi di conseguenza, tac, c'è da pagare la multa. Ma dopo entreremo un po' più nello specifico. Nel frattempo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di entrare di più nello specifico e farvi vedere che cosa c'è nella scatola, io lancio la nostra sigla! Come al solito facciamo anche l'unboxing però del prodotto. Quindi andiamo ad aprire la scatola. All'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni, comprensivo anche della lingua italiana, il panno per poter asciugare e detergere il vetro, il prodotto, batteria tampone che va inserita all'interno per completare il prodotto. Ma adesso andiamo ad installarlo e vedere come funziona. Ok, siamo in box e adesso andiamo a fare l'installazione. All'interno del kit, come avete visto, c'è una serie di oggetti che servono per poterlo fissare adeguatamente al vostro parabrezza. Viene raccomandato di pulire accuratamente il vetro utilizzando anche il pannetto che viene dato in dotazione, dopodiché togliete gli adesivi che sono sulla parte anteriore del disco orario digitale e a questo punto potete inserirlo nella parte in basso del vostro parabrezza sulla destra, come da legge, e a questo punto potete tranquillamente utilizzarlo. Basterà semplicemente fare l'operazione che vi farò vedere adesso di impostare per la prima volta l'orario. Per poter configurare il prodotto vi basterà svuotarlo, prendere la batteria tampone che è data in dotazione e inserirla nel suo alloggiamento. Togliete la pellicola protettiva ed ecco qua che si è acceso. Il display anteriore serve solamente quando ci si ferma, viene rilevato lo stazionamento dell'auto e viene segnalato l'orario esatto. E quindi da quel momento avete mezz'ora, un'ora di tempo come il classico disco orario. Allora, per poter regolare adesso l'orologio, vi basterà semplicemente cliccare su questo tasto fino ad arrivare all'orario che ci serve. Una volta arrivati a quel punto, vi basterà premere su questo tastino e si passerà ai minuti. Nuovamente per la data, ripremete nuovamente e a questo punto avete impostato l'orologio in maniera corretta. Vedete? Adesso compare anche nella parte anteriore. Fatto questo, andiamo a togliere le protezioni dai quattro adesivi che sono sul display anteriore e lo andiamo a mettere al vetro. Il dispositivo in questo caso l'ho appoggiato semplicemente perché adesso sono in box e non ho la possibilità di poterlo fermare saldamente, ma comunque togliendo quei quattro adesivi si può affissare al vetro e una volta fatto questo avete installato il vostro dispositivo disco orario digitale. Qualche caratteristica del prodotto: batteria tampone che ha una durata di circa 3 anni. È stato risolto il problema per chi se lo domandasse, perché su Amazon tempo fa veniva segnalato che questo prodotto, se erano le 14.02 ad esempio, a volte arrotondava del quarto d'ora alla mezz'ora, quindi vi trovavate con una non copertura della fascia oraria. Quello che andate ad acquistare è un prodotto che è già stato sistemato per il mercato italiano, quindi se per esempio parcheggiate alle 15.03, alle 15.03 partirà la sosta col disco orario. Per il passaggio da ora solare a quella legale lo fa in maniera totalmente autonoma e automatica. Qui sotto trovate il link per poter acquistare il prodotto e per questo video ragazzi è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!